ci tengo a dirlo al mio pubblico, unicamente per sentirmi parte di un qualcosa che esiste. E questo qualcosa che esiste per un artista è solo il suo pubblico. Ben ritrovati amici di Movida Television, questa settimana al Teatro su Marte, in compagnia di Federico Salvatore. Io prima di parlare con te voglio dirti una cosa, voglio confessarti una cosa, Federico. No, scusate, no, io non so che cosa mi vuole confessare, quindi sono anche un attimo in imbarazzo. Sentiamo che cosa mi vuole confessare. Io sono cresciuta con te e ho sempre avuto un grandissimo amore per te. Ragazzi, ed è cresciuta bene. Se vuoi dare un'inquadratura totale, vedete com'è cresciuta la nostra Sonia. Ti ringrazio, sono lusingato di questa tua confessione. Allora, noi siamo qui ovviamente per parlare con te dello spettacolo E noi zitti sotto, che in realtà è qualcosa che tu porti nel cuore per quanto riguarda il tuo lavoro, la tua vita, perché ritrae te stesso dal punto di vista artistico, dal punto di vista professionale e parla dei tuoi miti. Ma soprattutto è un modo per potermi raccontare. Io credo che il teatro sia il mio habitat naturale, quindi ho scelto questa formula teatrale. C'è il teatro canzone, quindi monologhi che preludono poi alle canzoni, ed è una forma di autopsicanalisi di Federico Salvatore, che si autopsicanalizza dinanzi al pubblico. Quindi mi racconto attraverso anche i vari percorsi che da circa 30-35 anni porto avanti con grande soddisfazione, sacrificio, ma soprattutto grande considerazione da parte del pubblico che mi segue. Diciamo oltre 35 anni, circa 35 anni di grandi successi, sempre amato da tante generazioni. E io voglio chiederti, per quanto riguarda la musica, come si avvicina la musica alla comicità, alla satira, possiamo dire così, e come può arrivare al pubblico in questo modo? Ma la musica, io sono autodidatta da un punto di vista musicale, e quindi ho sempre considerato la musica complementare ai testi. Io do molto importanza ai testi, siano essi comici nella parte come, siano quelli che affondano più negli ultimi anni nel sociale. E quindi la musica è sempre stata complementare, e chiaramente io, se non ho riferimenti da un punto di vista dei testi, ma sicuramente ho dei modelli ispiratori da un punto di vista musicale, e quindi e qui dobbiamo tirare in ballo i riferimenti degli anni 70, che sono cresciuto oltre con il progressive rock britannico e italiano, ma anche con la scuola dei grandi cantautori italiani, in particolare Fabrizio De André, e soprattutto Giorgio Gaber, che mi ha ispirato, mi ha dato l'idea, quando io ho avuto la possibilità di ammirarlo, apprezzarlo e applaudirlo in teatro, l'idea del teatro canzone. Cioè difatti io mi reputo più un cantattore che un cantante, quindi musicalmente mi sono molto ispirato a queste due scuole. Mentre invece nei testi ho attinto molto dalla tradizione, voglio dire, la parte comica sicuramente è un Federico Salvatore che ha rivisitato le grandi macchiette di Armando Gil, Pisano Cioffi, Amaldacea, lo stesso Totò mi è venuto in soccorso, perché Federico e Salvatore vogliono essere forse l'innovazione del Marchese e dello Spazzino della Livella. Quindi ho avuto sempre dei grandi riferimenti e poi chiaramente ci ho messo del mio. Senti, ma se oggi dovessi cantarmi una canzone non tua, del panorama musicale, quello un po' più recente, che cosa mi canteresti? Ma recente no, sempre canterei una canzone di Gaber, sicuramente canterei Il Dilemma, mentre invece di De André mi piacerebbe cantare Il Testamento di Tito. Una piccola dedica musicale. Mi piacciono i panini, maionese e ketchup, e poi per digerire un bicchierino di grappa, indosso maglietto e robe di cap, e sotto i pantaloni metto solo il make-up. È vero, ma piacciono i panini specialmente che trippa e faccio vinto rutto con una 7-Up. A sotto cazzone tengo un sparatrap, perché meglio sempre i pillari in da zippa. Az! Un augurio di Buon Natale da Federico, è vero, e da Salvatore. Az! Grazie mille, veramente simpaticissimo. Zerra, Concetta, zerra, sfumo, sfumo. Adesso ci guardiamo insieme il servizio per tutti gli spettacoli, i diversi teatri partenopei. Grazie mille. Grazie a voi.
Al Teatro Diana di Napoli, sino al 10 di gennaio, sarà possibile assistere alla commedia dal titolo Il divorzio dei compromessi sposi, un capolavoro scritto e diretto da Carlo Bucci Rosso, anche in scena con Rosalia Porcaro. Liberamente tratto dal romanzo di Alessandro Manzoni, Intanto il teatro piange, l'attrice Deli De Maio. Aveva lasciato il palcoscenico del Mercadante da poche ore, dove recitava nell'Orestea, diretta da Luca De Fosco. Si è spenta così, all'improvviso, nella notte. E nel dare l'ultimo saluto a Deli De Maio, restiamo al Teatro Stabile di Napoli, ci spostiamo al San Ferdinando, dove sarà di scena dal giorno di Natale sino al giorno della Befana Filomena Martorano. Tra i lavori di Edoardo più conosciuti e apprezzati, andrà in scena per tutto il periodo natalizio nel Teatro di Edoardo, appunto il San Ferdinando. La regia è di Nello Mascia, in scena Gloriana nei panni di Filomena Martorano e Nello Mascia stesso nei panni di Domenico Soriano. Al Teatro Augusteo, intanto, nulla di preoccupante per il malore di Christian De Sica, si va di scena sino al 10 gennaio con lo spettacolo di Alessandro Siani, Il principe abusivo. Al Teatro Bellini di Napoli, speciale Christmas Edition per lo spettacolo Dignità autonome di prostituzione, di scena sino al 31 di dicembre. Cari amici di Movida Television, finisce qui la nostra puntata di A Teatro con Sonia Sodano. Siamo al teatro su Marte di Somma Vesuviana, in particolare ci troviamo nella Galleria d'Arte, e io vi voglio ricordare, per tutti gli appassionati del teatro, che se volete scriverci un'email potete inviarcela ad info@culturacolori.it, e colgo anche l'occasione per farvi tanti auguri per un buon Natale. Arrivederci.